avanti con la pagina della cultura. A Palazzo Blu è stata allestita una mostra dedicata alla street art. Pisa torna capitale dell'arte urbana, la street art protagonista ancora una volta a Palazzo Blu e non solo per il Festival della Strada. Fari puntati questa mattina sul brasiliano Edoardo Cobra, uno degli street artist più noti al mondo, che ha creato nella sala della biblioteca una contemporanea scuola di Atene, attingendo dai ritratti degli avanguardisti. E qui siamo proprio nella sala di collegamento alla mostra sulle avanguardie che è in corso a Palazzo Blu, perché qui ci sono i reinterpretati, i ritratti di alcuni dei maggiori artisti, dei maggiori pittori del Novecento, con una reinterpretazione di loro opere, da Mondrian a Chagall, a Picasso, guardandosi intorno. È veramente molto interessante, molto bello ed è un elemento che si aggiunge all'interesse e alla novità della mostra. Ancora arte di altissimo livello e una Pisa che a questo punto si sta specializzando in street Sì, un progetto ambizioso che vuol fare di Pisa una delle capitali europee della street art. Per noi è molto importante, le installazioni che ci sono già al quartiere di Porta a Mare verranno implementate, arricchendo così i nostri quartieri periferici di motivi di arte popolare importante fatta da attori di livello internazionale, ma in generale questo ci consente di far capire ancora meglio quello che in questi anni è stato oggetto di polemica con la nostra con la battaglia nel precedente mandato contro le scritte e le affissioni abusive. Un conto è la valorizzazione della creatività, della libertà espressiva dell'arte come questa, e un conto è il contrasto al degrado di balordi che vanno in giro con le bombolette nottetempo.